Francesco Chiarello, campione nazionale di organeggio. Presentato il Trekking a Cicingue. Nasce Progetto Nemoli, iniziativa politica e culturale. Operazione Teseo, tentativo di estorsione ai danni di imprenditori che si occupano dei lavori sulla A3. Gli amici del Castello Ruggero. Lauria scopre il suo passato. Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Trekking News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trekkina per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Riprendiamo quest'oggi, dopo la pausa estiva, prolungatasi per via della Sagra della Castagna, che ci ha visti impegnati come ogni anno per la diretta in streaming. Cogliamo l'occasione per dirvi che anche coloro che fossero interessati a rivedere l'evento trovano i video su questo stesso canale. Ma ora passiamo alle notizie di oggi, iniziando con due eventi che hanno interessato il nostro paese nelle scorse settimane. Il primo è la vittoria di Francesco Chiarello nel campionato nazionale di organetto. Per celebrare il suo primo posto, sabato 13 settembre, si è tenuta una piccola festa in piazza ed in tale occasione abbiamo intervistato il giovane campione. Il servizio è di Vladimir Casella. Francesco, come nasce questa passione? La mia passione per l'organetto, diciamo che un po' mi è stata trasmessa da mio nonno Francesco, il papà di mio padre, che comunque ha sempre amato l'organetto, diciamo, e già da piccolo mi ha spinto, a 5 anni mi ha regalato un organettino piccolo. E poi niente, per il resto è nata quasi per gioco, diciamo, cioè quando mi sono iscritto a scuola d'organetto in realtà eravamo andati per iscrivere mio fratello. Ho guardato gli altri ragazzi che provavano, ho guardato mio fratello e ho deciso di iscrivermi pure io. Però è nato quasi come un gioco, diciamo, come una sorta di scommessa. E poi è diventata passione. Quando è che hai cominciato ad esibirti e a effettuare le varie competizioni? Allora, la prima gara l'ho fatta 3 mesi dopo che avevo iniziato a suonare. Che età? 11 anni. E praticamente è stata una gara organizzata in un ristorante, mi sembra a Capitello, Pizzi e Sfizzi si chiamava, sì. È stata la prima gara che ho fatto nel 2009 e quello stesso anno ho partecipato. Che anche gara era? Regionale? O... No, una gara, diciamo, per principianti, diciamo, per chi amatoriale, sì, una gara molto amatoriale, per chi iniziava da poco. E poi quello stesso anno ho partecipato anche al campionato italiano che si è tenuto a Sapri. Come si partecipa alle gare? Nel senso, tu dal momento in cui ti sei esibito la prima volta a Capitello, poi per fare la gara nazionale hai dovuto fare un corso oppure volontariamente? Se ci sono delle competizioni anche a livello provinciale, locale, regionale? Sì, allora ci sono vari festival, quale è più importante, quale è meno importante, ai quali si partecipa ovviamente per misurarsi un po'. E poi niente, si decide di partecipare ai campionati, cioè il maestro che propone magari vuoi venire al campionato italiano. Se si decide ovviamente di partecipare al campionato si fa una preparazione più approfondita apposta per quel campionato sui brani che si dovranno portare al campionato. Il tuo maestro come si chiama? Alessandro Gaudi, è campione, bicampione del mondo di organetto, è stato campione del mondo, campione italiano e del mondo nel 2007 e campione del mondo nel 2013, l'anno scorso a settembre in Russia ha vinto il titolo. Tu invece l'hai mai fatto una competizione a livello internazionale? Sì, ho partecipato a 2 campionati del mondo, uno nel 2010 e un altro a Rocca Gorgo in provincia di Latina e un altro pochi giorni fa, praticamente siamo tornati l'8 mattina, siamo rientrati da questa gara, c'è stata 5, 6, 7 settembre a Recuaro Terme in provincia di Vicenza. Per la maggior parte le competizioni, anche se internazionali, si svolgono in Italia, anche per il semplice fatto che siamo la patria dell'organetto alla fine, cioè l'organetto è nato da noi, diciamo. Cioè si racconta che il primo organetto lo avesse un nomade proveniente dall'Austria che si è trovato in Italia e ha ricevuto ospitalità presso la casa di Paolo Soprani. Praticamente loro l'hanno ospitato nella loro masseria, diciamo, però non hanno voluto nessun compenso. Allora, come per ringraziarli dell'ospitalità, questo viandante russo
austriaco, scusate, ha lasciato in dono questo organetto, e da lì Paolo Soprani ha iniziato a studiarlo, ha iniziato a produrre organetti, e poi fisarmonica, è diventato un famosissimo produttore. E contento di questo premio che ha preso fine. Quando c'è stata l'esibizione? L'esibizione c'è stata il 3 agosto. Dove? A Montesano sulla Messina. Lei ci è andata, sì? Sì. Ha partecipato all'esibizione, ha partecipato alla vittoria. Come nasce questa passione di Francesco per questo strumento? Così per caso, avendo un traghetto piccolino, regalato da un nonno paterno, nonno Francesco, ha iniziato a strimpellare un organetto, e poi quando è arrivato nella zona un maestro, Alessandro Claudio, lui è andato a vedere più o meno come si trattava e ha iniziato le lezioni. Come suona tuo fratello secondo te? L'ascolto bene, suona. Ma a te piace? Sì. Seguirà le sue orme? Sì, e via di questa cosa. Ci vediamo! Cosa vuoi dire ai nuovi ragazzi o chi magari vuole iniziare a seguire questa persona? Allora, innanzitutto che la musica è una cosa stupenda, e poi diciamo la musica quando gli dai tanto ti dà, né più né meno, quindi è un modo per vedere i propri sforzi ripagati anche, è anche un modo, a cui, un modo attraverso il quale rivedere i propri sforzi ripagati. E niente, chi vuole iniziare... All'inizio serve tanta, cioè no, all'inizio sempre serve tanta passione, tanto impegno. Cioè gli allenamenti seri si parla di diverse ore al giorno. Io personalmente mi alleno tutti i giorni, mi alleno giornalmente per raccogliere. Grazie a tutti. Grazie, crepi. Passiamo ora allo sport, con la presentazione, lo scorso 27 settembre, della squadra di calcio a 5, Trecchino AC Cingue. Una squadra giovane, forte e che sta regalando già molte emozioni ai suoi tifosi. Il forum sta seguendo sul suo blog, con una sezione dedicata, le partite della prima squadra, grazie alla penna di Giuseppe Sante Greco. Per voi, qui invece, abbiamo una parte dell'intervista realizzata da Francesco Di Lascio alla dirigenza, il giorno della presentazione pubblica, il servizio. Allora mister, cominciamo da voi. Sicuramente la prima domanda è: da dove nasce l'idea di formare questa squadra? Nasce dall'idea soprattutto di riportare a Trecchino il calcio dopo tanti anni. Nasce dall'idea di sapere che a Trecchino ci sono ragazzi molto validi che in passato hanno fatto le fortune di altri paesi, perché hanno fatto campionati ad alto livello in altri paesi. Quindi parlando un po' con loro, parlando con i dirigenti, abbiamo così deciso insieme di fare qualcosa di nuovo, di pensare un po' al nostro paese, di riportare il calcio a Trecchino, e speriamo con l'aiuto di tutti di fare un buon campionato per quanto riguarda la prima squadra, ma in modo particolare teniamo i ragazzi, perché quest'anno oltre al campionato della prima squadra faremo un campionato allievi, e forse l'obiettivo principale è di far crescere questi ragazzi e avere in futuro dei giocatori validi che potranno comunque sostituire i vecchietti della prima squadra. Già da tempo, ricordo nel 2005, abbiamo formato qua a Trecchino una squadra di calcio a 5. Quest'estate stavamo seduti davanti al bar, io lo racconto come un qualcosa che sembra una favola. Gian Domenico è arrivato e ci ha detto: raga, vogliamo fare la squadra a Trecchino. C'è il Lago Negro che non fa più il campionato, e allora è nata st'idea e ci siamo, come dire, messi al lavoro. Questo deve essere un progetto, deve andare avanti, non deve finire. Ecco perché siamo stati, come dire, bravi anche a costruire una squadra di calcio a 5 giovanile, degli allievi. Dobbiamo cercare anche di creare una scuola calcio per far avvicinare sempre più giovani a questo sport che sta prendendo veramente piede. E da un po' di tempo, da qualche anno si parlava, ho sempre seguito le squadre dove arrivava Gian Domenico, e avevo sempre voglia che si facesse una società tutti insieme. Ci siamo riusciti,
con difficoltà, però ci siamo riusciti. Per me è un'emozione grande che il calcio sia ritornato a Trichina, perché se non mi sbaglio erano 6 o 7 anni, Raffaele, 7 anni che non si faceva niente a Trichina. Farlo così con tutti i ragazzi di Trichina, tranne lui, il portiere Federico, che comunque oramai è uno di noi. È bello. Io spero solo una cosa, che la gente venga al campo. Questa è una cosa importante. Si giocherà il sabato alle 3:30, no? Viste? Spero che la gente ci segua, venga al campo, venga a vedere le partite, ci sostenga, perché è la cosa fondamentale per noi. Comunque io penso che con la squadra che abbiamo possiamo levarci per le soddisfazioni. Comunque speriamo che faremo un grande campionato e ci divertiremo. Io sono molto emozionato per la scelta del mister, perché mi ha dato questa grande responsabilità. Spero di poter portare avanti nel meglio del modo questa grande responsabilità. Poi sono molto contento che nel mio paese sia successa una cosa del genere, molto bella, di creare una squadra. Sono contento e spero che possa arrivare a buon risultato. Bravo! Si amplia l'offerta culturale della Valle del Noce con la nascita di un nuovo progetto a Nemoli. Si è infatti tenuta la settimana scorsa la presentazione di un'associazione politico-culturale presso la sala polifunzionale di Nemoli, che si pone come un laboratorio aperto e dinamico, uno spazio di analisi e riflessione che vuole stimolare il confronto sulle iniziative politiche, cercando il contatto diretto con i cittadini, facendo rete anche attraverso una piattaforma multimediale. Punto di partenza è il progetto dell'attuale editore Domenico Carlomagno, che già nel 2007 aveva dato vita ad un periodico di informazione locale. Ora questa iniziativa editoriale, denominata Progetto Nemoli, sarà affiancato un portale, www.progettonemoli.com, dedicato al territorio, con aperture alle notizie di interesse regionale e con tanto di web TV. Al progetto collabora anche il giornalista Francesco Zaccara, che ha presentato l'iniziativa. Ha aperto i lavori Antonio Filardi, sindaco di Nemoli, che guarda positivamente al progetto per la valorizzazione del territorio, ed è il presidente della regione, Marcello Pittella, il quale ha sottolineato l'importanza dell'innovazione tecnologica nella società e nella scuola. Hanno programmato e poi a termine una serie di intimidazioni ai danni di aziende che gestivano appalti lungo il tratto lucano dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, incendiando gli automezzi e arrivando a piazzare bombole di gas, addirittura un ordigno davanti all'abitazione di uno degli imprenditori. 3 persone sono state arrestate la scorsa settimana dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Potenza. Le indagini hanno riguardato una decina di episodi che si sono verificati nell'area di maggio dell'anno scorso. Ora le indagini si stanno concentrando su eventuali contatti con le organizzazioni criminali della Campania e della Calabria per verificare eventuali rapporti con altri fuori regione. Si è svolta sabato 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Lauria l'evento di presentazione ufficiale al sindaco, ai rappresentanti della giunta comunale e a tutti i cittadini, l'associazione e il logo Gli Amici del Castello Ruggero, e la consegna al primo cittadino, che riveste anche il ruolo di presidente onorario dell'associazione, di 1500 firme, raccolte a favore del gemellaggio con la località di Agamurcia, dove sono custodite le spoglie dell'ammiraglio Ruggero di Lauria. Il sindaco e l'amministrazione comunale tutta si è detta favorevole e si è impegnata nel proseguimento dell'iter burocratico necessario per avviare il gemellaggio. L'associazione, attiva da aprile 2014, nei suoi pochi mesi di vita, ha realizzato una serie di attività che hanno contribuito in maniera rilevante alla conoscenza e alla valorizzazione del Castello Ruggero. I passi successivi ed imprescindibili dell'associazione saranno necessariamente legati ai temi come frizioni e recupero del castello. Un progetto di valorizzazione del territorio e recupero della memoria storica, oltre che dal punto di vista turistico, tenendo in considerazione il potenziale economico che ogni bene culturale ha. E con l'elezione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, l'intera Basilicata si trova a rispolverare la sua dote, il dono dei suoi padri e dei suoi nonni. Per oggi è tutto, vi ringraziamo dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata, fra 15 giorni. Ma prima di chiudere, vi ricordiamo che domenica 23 novembre, nel tardo pomeriggio, dopo la Santa Messa, vi aspettiamo nel Salone delle Scuole Medie per la replica del Videocorto 3, la rassegna di cortometraggi trasmessi lo scorso 15 agosto nella piazza.
Inoltre, se vi va o avete intenzione di contribuire segnalandoci qualche notizia, basta inviare un SMS al presidente del forum o al vicepresidente tramite Facebook o messaggi normali. Un saluto da Sara Cozzi.